Torniamo in studio dopo la pausa pubblicitaria. Sarà una mattinata di cerimonie domani a Borgo Taro. Alle 10 presso l'ospedale Santa Maria si terrà un incontro di ringraziamento al comitato di raccolta fondi vicino a Clio che ha effettuato la donazione al nosocomio Valtarese. Tra i partecipanti il direttore generale dell'AUSL di Parma Elena Saccenti, fondatori del comitato promotore, il primo cittadino di Borgo Taro Diego Rossi, nonché presidente del comitato di distretto Valli Taro e Ceno. Un'ora dopo, alle ore 11, presso la sala consigliare di Palazzo Manara, l'associazione Adisco, che è l'associazione donatrici italiane sangue cordone ombelicale, insieme al comune di Borgo Taro e all'AUSL, premierà anche quest'anno le mamme che nel corso del 2015 hanno unito al momento straordinario del parto anche un gesto di solidarietà, aderendo alla campagna promossa dall'associazione. E ora nel prossimo servizio la Gilda Insegnanti parla del convitto che si sta realizzando, sapete, presso il seminario vescovile di Bedogna, aperto agli studenti che scelgono l'indirizzo enogastronomico dello Zappa Fermi. La Gilda degli Insegnanti invita gli organi preposti a fare in modo che l'idea di offrire un convitto agli studenti che scelgono l'indirizzo enogastronomico dell'Istituto di Istruzione Superiore Zappa Fermi, sede di Bedogna, all'interno del seminario vescovile, si concretizzi ancor di più, facendo inserire l'Istituto nel Sistema Nazionale dei Convitti. Così facendo, prosegue la nota della Gilda, verrebbe nominato personale educativo statale altamente qualificato che affiancherebbe i docenti, attingendo alle normali graduatorie provinciali istituite in ogni provincia. Questo eviterebbe, prosegue la Gilda, di doversi affidare a personale fornito da soggetti privati o comunque estraneo all'istruzione statale. Per Salvatore Pizzo, coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti, il Partito Democratico, che dovrebbe governare le politiche scolastiche italiane, e almeno questo potrebbe farlo, una volta tanto farebbe qualcosa di utile per il nostro sistema scolastico. E sempre la Gilda Insegnanti sottolinea come ancora una volta si è notato politici locali a caccia di visibilità mediatica avvicinarsi alle scolaresche impegnate in attività didattiche, una poco piacevole usanza molto in voga però nel parmense. Sempre secondo la Gilda Insegnanti l'ultimo episodio sarebbe avvenuto a Borgo Taro mentre alcune classi della scuola primaria preparavano l'albero di Natale in piazza Manara. Il coordinatore provinciale della Gilda, Salvatore Pizzo, chiosa dicendo: sono situazioni che noi condanniamo e che non ci stancheremo mai di far notare ai cittadini elettori. Domani ci sarà la presentazione del libro Soldati di Compiano alla guerra 1915-18 alle ore 17 presso il centro polivalente di Sugremaro di Compiano. Introdurrà il primo cittadino Sabina Del Nevo. Poi nei giorni successivi le vicende dei soldati saranno raccontate in tre Firossi: venerdì 18 dicembre alle 18 a Strela, sabato 19 alle 17 a Isola e domenica 20 dicembre sempre alle 17 a Cereseto. E ora Santa Cecilia, anche grazie all'incontro della Glenn Miller Band, che come ogni anno si ritrova proprio in occasione della festa della propria patrona, è diventato un momento per scambiarsi gli auguri, ma anche per ascoltare i ragazzi. Festa di Santa Cecilia, quella celebrata dalla Glenn Miller Band di Bedogna, che non è solo una festa del corpo bandistico in senso stretto. Intorno a questo sodalizio infatti ruotano tutta una serie di soggetti che lo sostengono e lo rendono così importante per il tessuto sociale del paese.
La festa di Santa Cecilia è tipicamente la festa della musica e la musica è la festa dei giovani. E la nostra banda è una banda di ragazzi giovani, ma questo significa le famiglie, perché è una banda unita, le famiglie si muovono sempre assieme e questa sera veramente abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di quanto sia importante la banda Glenn Miller per la società bedoniese, perché coinvolge le famiglie, coinvolge i ragazzi, coinvolge i nonni, coinvolge tutti, comprese le associazioni, perché l'associazione Alpini, il centro commerciale naturale, l'Avis, la Croce Rossa, tutte hanno partecipato a questa festa, assieme all'amministrazione comunale naturalmente, per far sì che fosse una serata aperta a tutta Bedonia, a tutte le persone che amano questa banda e che amano questo paese. E questo è un gran merito del maestro, che si spende sempre per far crescere questi ragazzi, non solo come musicisti, sono molto bravi, ma proprio come persone, come ragazzi capaci di impegnarsi nel tessuto sociale del paese. Questo, per una realtà piccola come quella di Bedonia, è sicuramente una delle cose più importanti. Un corpo bandistico che dura ormai da 18 anni, qua siamo con Chiara e Elisa che c'erano praticamente dall'inizio. Ecco, come si è evoluto, Chiara, questo corpo bandistico? Tu, se quando sei entrata eri una ragazzina, poco più che una bimba, sono passati parecchi anni, direi. Sì, sono passati per me 15 anni e in realtà non è che sia cambiato tanto, perché quando io avevo 11 anni, quando sono entrata, c'erano i ragazzi più grandi che hanno cercato in tutti i modi di coinvolgerci all'interno di questo gruppo e ora come ora siamo noi a cercare di coinvolgere i ragazzi più piccoli che hanno adesso 11 anni come ce li avevo io allora e cerchiamo appunto di farli entrare all'interno del gruppo e condividere queste belle esperienze con noi. Un gruppo quindi, Elisa, sempre più affiatato. Certamente, io credo che la bellezza di far parte di un gruppo come questo sia proprio lo stare insieme, non solo per suonare, ma anche per imparare a crescere, per imparare a conoscersi, a volersi bene e a far parte di una comunità. Seminario vescovile organizza il Santo Natale, ovvero esposizione di presepi, dipinti, poesie e sculture, esposizione di letterine di Natale di Don Sergio Zigliani e mostra in memoria di Don Renato Costa e Don Sergio Zigliani. L'inaugurazione avverrà presso la sala convegni del seminario sabato 19 dicembre alle 15:30 e rimarrà aperta fino al 27 di gennaio. Le opere possono essere presentate entro e non oltre domenica 12 dicembre. E sabato 12 e domenica 13 dicembre, ultimi momenti del mercatino di Natale a Santo Stefano d'Aveto. Quindi se non l'avete ancora visitato, affrettatevi, anche perché sino al 19 di dicembre potete visitare anche la casa di Babbo Natale, sempre a Santo Stefano d'Aveto. E ora siamo alla pagina dedicata allo sport per i più piccoli, ci occupiamo del campionato Olimpia 2008 a 5 giocatori, decimo trofeo Tommy. La seconda giornata ha visto il Bardi impegnato contro il Sala Baganza e il Bardi ha avuto decisamente la meglio, ha stravinto. Nella seconda giornata del campionato Olimpia 2008 a 5 giocatori, decimo trofeo Tommy, nella palestra Izzos di Fornovo è stato pronto il riscatto del Bardi che dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'Audace per 6-4 ha letteralmente strapazzato il Sala Baganza battendolo per 11-3.
I Leoni del Bardi non hanno avuto nessuna difficoltà a sconfiggere gli avversari in una partita a senso unico. Certo, giocare in una palestra non è il massimo, ma i piccoli bardigiani hanno cercato, per quello che era loro possibile, di effettuare buone trame di gioco e hanno dimostrato una nettissima superiorità in tutti i reparti e in ogni circostanza. L'allenatore Luigi Solari ha designato per la partita Andrea capitano e suo vice Manuel. Marcatori nel primo tempo sono stati Alessandro, autore di due belle reti, di cui la prima su assist di Fabio, Manuel, Enrico su assist di Annalisa e Matteo. Nella ripresa i gol portano la firma di Alessandro, che ne ha siglati due, Manuel, Fabio, anche lui autore di una doppietta, un gol, il secondo su assist di Manuel e infine Enrico. Domani, nella terza giornata, sempre nella palestra di Fornovo, il Bardi incontrerà il GS Felino Blu e i sostenitori del Bardi sono attesi, come sempre, numerosissimi. E diamo insieme uno sguardo alle previsioni del tempo per domani, sabato 12 dicembre. Nebbie e nubi in pianura, in montagna sereno al mattino con aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature saranno stabili, le minime tra meno 3 e 3 gradi, le massime tra 4 e 8 gradi, i venti saranno deboli e variabili. Vi lascio con i programmi di questa sera, cominciamo alle 20.35 con Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22 il TG e alle 22.30 Ballo che sballo in TV. Bene, mi fermo qui e vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata, a domani.